Beh, l'avversario ha fatto una squadra per ambire alle prime posizioni, l'ha costruita anche bene, devo dire, la squadra, allenata bene, perciò è una partita come tutte quelle di Serie B difficilissima, è una squadra che sta anche in un buon momento adesso, però noi ci giochiamo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. La condizione dei miei, veniamo da, secondo me, un buon risultato a Cosenza. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo. Dopo, il secondo tempo è stato molto difficile perché si erano chiusi bene, però un risultato positivo che abbiamo ripreso la corsa per quanto riguarda la continuità dei risultati, che è la cosa più importante di questo campionato. Perciò domani è una bella verifica anche per noi, per vedere come siamo a livello caratteriale, come siamo a livello di squadra. È una verifica, secondo me, molto, molto importante. Mister, buongiorno. Certo che questo campionato è veramente strano. L'Ascoli che vince a Benevento, il Palermo che batte il Cosenza al 90°. Sei d'accordo quando io dico che le prossime tre partite di Pescara ci diranno veramente chi siamo, cosa facciamo e quali sono le nostre ambizioni? No, non direi le prossime tre perché secondo me guardiamo il girone di andata come va a finire, però come ho detto sempre i giochi si fanno aprile, è lì che si decide tutto, nel senso che magari vedi delle squadre che adesso sono in difficoltà e magari te le ritrovi lassù perché hanno uno sprazzo di continuità dei risultati. Qua in Serie B vinci tre partite e ti ritrovi nelle prime posizioni, ne perdi due sei, vai sotto, sicché è presto, secondo me, per trarre delle conclusioni. Linea di massima, girone di andata, vedi un po' la situazione, però è ad aprile che lì bisogna trovarsi pronti. Se chi conosce la B non è sorpreso dal risultato dell'Ascoli, anche se fa clamore, cioè in questo campionato queste cose accadono. Io sinceramente già avrei scommesso sulla vittoria dell'Ascoli, però ci sta. Il Palermo vince, scavalca a Pescara, vi mette un po' di pressione, questo dal punto di vista psicologico, magari uno ci pensa, non so, da un mese che siamo lì, adesso non siamo più in vetta. Ma Secondo me la mente un po' ci va su quel discorso. no, la pressione no, nel senso che non, noi non Perché così dobbiamo. faremo Pescara. Sì, ma noi dobbiamo guardare il nostro percorso, non dobbiamo guardare la classifica come ho sempre detto. Andiamo avanti per la nostra strada, cerchiamo tutte le partite di tirar fuori il massimo, senza pensare a dove siamo, a cosa facciamo. No, pensiamo a fare risultati in tutte le partite che noi andiamo incontro. Poi alla fine si tireranno le somme senza guardare la classifica. Perché noi, secondo me, se guardiamo la classifica sbagliamo. Perciò guardiamo la partita, cerchiamo di tirare fuori il meglio di ogni partita e punto e basta. Si aspetta qualcosa di diverso, mister, rispetto alle ultime due partite. Il primo tempo per la presenza, secondo tempo un po' meno, con Cittadella di giornata sola. Beh, Cittadella ormai è passata, l'abbiamo sbagliata, l'ho toppata la partita, primo io, il primo giocatore, insomma, quella l'abbiamo toppata, punto, è finita. Abbiamo ripreso quel Cosenza, secondo me, facendo un ottimo risultato su un campo molto difficile. E questo dà merito ai ragazzi, perché non era facile andare lì, fare un primo tempo così su un ambiente, su un campo anche molto difficoltoso da giocare, perché era molto difficile giocare la palla, che si andava proprio sotto con la scarpa, anche le traiettorie della palla. Siamo andati lì, abbiamo fatto la nostra partita, l'abbiamo poi agguantata alla fine. Noi dobbiamo adesso guardare avanti, pensare a Lecce. Sappiamo le difficoltà della partita, sappiamo tutto, però andiamo lì e ce la giochiamo, punto. Se la molto sentita, sono anche i tifosi a caricarti, che effetto le ha fatto, vuol dire qualcosa? No, mi ha fatto molto piacere, vuol dire che il sostegno della squadra, far sentire la gente vicino, è sempre una grande cosa per i ragazzi. Sentire l'affetto della gente è molto importante. Mister, il Lecce è considerato da tutti l'outsider di questo campionato. Contrariamente a quello che dicono in molti, gli attaccanti sono molto forti, hanno fatto parecchi gol, ma prendono anche parecchi gol. A me piace molto Tabanelli, uno dei centrocampisti, Chi? Tabanelli, Ah, siamo lì. centrocampista. Quindi come si affronta questa squadra? Beh, è una squadra che secondo me predilige il gioco. Gioca a viso aperto, ho visto che anche a Verona è andata lì, se l'è giocata alla grande. È una squadra che gioca un buon calcio, ci assomiglia un po' su questo punto di vista sul piano del gioco,
tutte e due le squadre amano giocare a calcio, sarà una partita secondo me bella per questo, da vedersi, e concedono sì qualcosina, hanno concesso anche con Cortone l'ultima partita, visto che qualcosa avevano concesso prima del gol, perciò è una partita a viso aperto per tutte e due le squadre secondo me. Antonucci è entrato, sta bene, quindi... l'abbiamo recuperato, siamo stati, secondo me l'abbiamo fermato a tempo, nel senso che secondo me se continuava si correva il rischio di che si stirasse, invece è stato bravo il medico a dirmi di fermarlo in quel caso, perché ha detto che sennò si correva il rischio di perderlo per lungo tempo, e invece avendo fermato probabilmente ci ha consentito il recupero. Indisponibili? Sono tutti a disposizione tramite... Sì, Mars ha fatto... Tramite Capone? Sì, ce li ho tutti a disposizione. Ecco, Fornasier è arrivato giovedì, perciò farà un lavoro diverso, nel senso che dovrà recuperare un po' il lavoro che ha perso in questa, stando fermo 5 giorni, perciò farà un lavoro più fisico di recupero per metterlo a posto di nuovo. Senta, mister, una domanda su Lecce. Questa è effettivamente una squadra che gioca e lascia giocare, no? È un po', cioè, difficile proprio da individuare come, cioè, voglio dire, piano partita che pensa di attuare, perché effettivamente è una squadra un po' difficile proprio da, sì, non bisogna da così definire, insomma, no? È un po' indefinibile, perché gioca, lascia giocare, si scopre, certe volte si ricompatta. Io ho visto almeno l'ultima partita, mi è sembrato così. Poi sì, no, la lettura è giusta, è una squadra che predilige il gioco, l'ho detto prima, come affrontarla? Cercando di concedere il meno spazio possibile, essere corti, corti, aggressivi. Se ci allunghiamo diventa un problema, noi dobbiamo rimanere sempre compatti in avanti, indietro, ma sempre nei 25 metri, nel senso star lì, perché se loro hanno, secondo me, la prerogativa che sugli spazi sono bravi. Spazi sono bravi, sì. Tra l'altro a centrocampo hanno due giocatori molto simili per caratteristiche, no? Petriccione e Arrigoni. E Arrigoni, esatto. Sono in realtà due registi. C'hanno anche Scavone però, bisogna vedere le scelte che fanno in mezzo al campo. Per esempio col Crotone hanno giocato loro da basso a Rigoni e Petriccione, che mi sembra non è che abbia proprio il passo da mezzala, insomma, mi sembra più un basso, ma un regista, almeno lo scorso anno il Bari giocava così. Predilige il gioco, probabilmente va sul possesso. E... Lei pensa che cambierà qualcosa, arriverà nel centrocampo? Non lo so. Ha detto di Scavone. C'è anche Scavone, dico che può più... Sicuramente avrà qualche controinformazione, un po' di spionaggio. No, non c'ho 007, non ce l'ho. No, ma al di là di questo, noi dobbiamo, al di là dei giocatori, di tutto, le alchimie tattiche, è come tu scendi in campo, come è la carattere, l'atteggiamento di voler fare risultato a tutti i costi, è quello che noi dobbiamo avere sempre. Era cercare di imitare il più possibile Mancoso, questo è un giocatore che non dà più di riferimento, tra l'altro è molto bravo anche nelle conclusioni della media e lunga distanza. È difficile dare, lui si sposta continuamente, perciò noi dobbiamo essere bravi per quello, dico, se sei corto sopperisci a questo problema, se ti allunghi lui tra le linee è un giocatore che fa la differenza. Posto? Vabbè, manca solo la formazione. Formazione. Ma penso che sia ascoltata, no? Dopo 20 anni c'è un grande grosso, c'è Antonucci. La formazione è scesa. Ah, però poi posso fare l'ultima domanda? Perché mi ha riempito. Ma Del Grosso? Cosa c'ha? No, chiedo. Del Grosso a disposizione. Sì. Chiedo. No, non lo fa. Ho cercato di alternare qualche giocatore a Cosenza perché ritenevo giusto farlo, perciò ho fatto quella scelta lì. Il turnover, come dicono quelli di Milano. Sì, ma io non... Sì, turnover, non è che io faccio... Cioè, in base... faccio le mie scelte, in base a quello che vedo, in base anche se vedo qualcuno un po' più stanco. Quando c'è le tre partite devi sempre valutare anche questi aspetti. Se tu vedi un giocatore che è un po' più stanco, magari... Se poi il centrocampo non l'ha toccato, quindi non erano stanchi. Poi erano...
o poi dopo la partita della rivista magari hanno dato qualche difficoltà? No, se li ho messi in campo, vuol dire che secondo me erano ottimali per giocare. Poi si può giocare bene, si può giocare meno bene, ma dipende da tante altre cose, insomma. Il campo sicuramente è un piccolo alibi, diciamo così, o no? Da come ci hanno detto anche i ragazzi. Sì, no. Quello che si vedeva evidente, che tu quando arrivavi alla conclusione, non le facevamo bene perché il piede si affossava sempre. Abbiamo avuto tante possibilità anche dal limite di calciare, di fare e trovare la porta. Abbiamo sbagliato tanto in quel senso, nell'ultimo passaggio, il tiro in porta, la conclusione. Lì abbiamo sbagliato, può essere anche che sia dovuto anche alle condizioni del campo che sicuramente non erano ottimali. Voglio provocare, quindi sul piano delle prestazioni non è un trend tendente al negativo, no. Limitatamente alle ultime due partite? No, beh, diciamo, con Cittadella abbiamo fatto male e l'ho detto. Con Cosenza io sono stato contento della prestazione della squadra, soprattutto nel primo tempo, il secondo tempo loro si sono messi tutti là dietro, non c'era proprio obiettivamente degli spazi che si potevano, era un po' difficile, ma siamo riusciti nello stesso, nonostante le difficoltà, a trovare la soluzione che poi abbiamo pareggiato la partita. Il Cosenza ieri ha imbrigliato la grande, il Palermo, visto. Per quello che vi dico, abbiamo fatto un buon risultato a Cosenza. Non è che io dico le cose, mi rendo conto poi. Conosciamo, il grande quello che ha detto in partita, se non avesse quel caratteraccio. Signor allenatore. Proprio per il discorso di prima, dietro prendono gol, potrebbe essere un'alternativa giocare con non Monachello, Ambrosini, sì, Antonucci, Marras e la centrale. Mancuso, no, può essere una soluzione. Cioè io posso avere le due soluzioni, sono quelle. Okay. Mi saluto, era un Meluso che ha detto, domani sera vinco io, ho detto al centro, sì. Meluso deve essere il Lecce. Ah. Vendicherò l'immeritata sconfitta ai playoff, giusto? Adesso me lo so chi? Quello d'Alessandria. Ai quarti di finale, non lo so. È vero che è l'immeritata, un po' rubacchiato l'Alessandria. No! È meglio dire le cose come stanno. Diciamo che a Lecce, quando siamo andata, meritavamo noi di vincere la partita, l'abbiamo pareggiata 1-1. Al ritorno meritavano più loro. È stata nelle due partite. Meglio loro nella seconda, meglio noi all'andata. Diciamo che poi la lotteria dei rigori, però secondo me il Lecce quell'anno era la squadra più forte di tutti, anche del Parma, era la squadra in assoluto più forte. Devo dire onestamente, la squadra più forte che ho trovato sono stati loro. E averli eliminati per noi era stato una grande cosa. Diciamo che... già allora si intravedeva che era una buona struttura di squadra, insomma, si vedeva. Quindi domani chi vince? Chi vince? Detto, lo dico dopo la partita. Ha detto che lui vince, io dico che aspetto dopo la partita, poi vediamo. Anche noi vogliamo vincere, è normale che sia così. Tutti vogliono vincere, noi per primi, loro anche, e poi alla fine chi vinca il migliore, insomma, chi sarà più bravo vincerà la partita. A posto. Grazie.